Il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina. E allora che avete fatto? Sono rimasta zitta. È lui. Cosa mi ha detto? No, cosa ti ha fatto? Perché il tuo postino, oltre alla bocca, tiene pure due mani. Non me l'ha neppure toccata. Ha detto che era felice di stare accanto a una giovane pura. Come sulle rive del bianco oceano. Mi piaci quando taci, perché sei come assente. E tu? È lui? Anche lui mi guardava. Poi ha smesso di guardarmi negli occhi. Ed è stato un bel pezzo a guardarmi i capelli, senza dir niente, come se stesse pensando. Figlia mia, basta! Quando un uomo comincia a toccarti con le parole, arriva lontano con le mani. Non c'è niente di male nelle parole. Le parole sono la peggior cosa che possa esistere. Preferisco mille volte che un ubriacone al bar ti tocchi il culo con le mani, anziché che ti dicano che il tuo sorriso vola come una farfalla. Si espande come una farfalla. Io volo, si espande io stessa. Ma ti sei visto così come ti vedo io? Basterebbe sfiorarti con un'unghia per farti cadere. Ti sbagli. Lui è una persona seria. Quando si tratta di andare a letto non c'è differenza fra un poeta, un prete o addirittura un comunista. Nuda, sei semplice come una delle tue mani. Liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba. Hai rampicante stelle fra i capelli. Nuda, sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Buongiorno padre, questa gliel'ho trovata nel recipetto, adesso voi me la dovete leggere. Su, era il momento, le ho proibito di uscire di casa. E allora? È una poesia. Ah. E volete leggere? Nuda. Madonna!